Malef, nuova iniezione di capitale. Mega investimenti Audi e General Motors. IBM, nuovo centro a Budapest. Sport, 25esima Budapest Marathon. Bentrovati al TG Economia di ITL Group. Il governo ungherese ha deciso di introdurre la flat tax dal 1 gennaio 2010, decisione confermata dal ministro dell'economia Matolcsy questo fine settimana. Dal nuovo anno sarà dunque in vigore la tassazione non progressiva sul reddito personale, con un'aliquota fissa del 16%. Nel weekend il governo ha inoltre aumentato il capitale della compagnia aerea di bandiera Malef con un'iniezione di capitale da 14,7 miliardi di fiorini. L'ente per la gestione delle proprietà statali ha anche firmato un nuovo prestito alla compagnia aerea che, ricordiamo, è stata rinazionalizzata a febbraio 2010 e da allora ha già ricevuto oltre 9 miliardi di fiorini in prestiti dai suoi proprietari. Passiamo alle aziende con la Audi che ha deciso di investire 900 milioni di euro per espandere il suo impianto ungherese a Győr. Un impianto che la casa automobilistica tedesca intende sviluppare in modo massiccio fino a farlo diventare fonte di 15.000 posti di lavoro sia presso la fabbrica sia presso sedi affiliate. Cifre importanti anche per l'investimento deciso dalla General Motors per la Opel, che investe 500 milioni di euro per espandere il suo impianto Opel a Saint-Gothard, creando fra gli 800 e i 1.000 nuovi posti di lavoro. La fabbrica ha aperto nel 1990 ed impiega oggi oltre 600 persone. Entrambi gli investimenti, quello della Audi e quello della General Motors per la Opel, sono stati annunciati in Parlamento dai presidenti delle aziende insieme al primo ministro Viktor Orban. Restano da definire comunque le misure degli aiuti di Stato che saranno garantiti dal governo ungherese per i due investimenti. Ulteriore espansione anche per la sudcoreana Hankook, intenzionata ad avviare la produzione di pneumatici da camion presso il suo impianto a 70 km da Budapest, attraverso il quale rifornisce già alcune delle principali case automobilistiche mondiali con una forza lavoro di 1.700 persone. Entro il 2011 vi saranno investiti 230 milioni di euro. Appena inaugurato a Budapest, passiamo all'informatica, uno dei tre nuovi centri della IBM, multinazionale che ha deciso di creare una rete globale di sedi per il suo settore analytics, volte alla ricerca e all'insegnamento. A Budapest, IBM ha investito sulla formazione di alto livello, creando un centro di scienze matematiche applicate con corsi per gli studenti che intendono sviluppare con molta pratica le loro competenze nei settori dell'analisi delle strategie di business, dell'applicazione della matematica ai processi produttivi e dell'ottimizzazione dei sistemi di ricerca. È già partito il primo semestre per questo primo anno con tante materie in programmazione. Andiamo avanti con la politica estera, con il presidente della Repubblica ungherese Paul Schmidt, che si è recato a New York per il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il presidente della Repubblica ha parlato di una collaborazione a livello globale, dichiarando: «Posso assicurarvi che come candidato per il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 2012-2013, l'Ungheria è pronta a lavorare con vigore nel superare le divisioni e nel rafforzare la partnership globale». Schmidt ha inoltre espresso il proprio dissenso per il recente rinvio della partecipazione dell'Unione Europea ai lavori dell'ONU. Su questo tema ha aggiunto che durante il semestre della presidenza ungherese dell'Unione Europea, il prossimo semestre, l'Ungheria farà il possibile per coinvolgere tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite nei lavori per gli obiettivi comuni con l'Unione Europea. Concludiamo con lo sport. Domenica 26 settembre Budapest ha organizzato la sua 25esima Budapest Marathon, che ha visto la partecipazione di circa 14.000 atleti nonostante la pioggia. A vincere la competizione maschile un atleta etiope, Erkolo Ashtenafi, mentre tra le donne trionfo locale con un podio tutto ungherese. La prima classificata è stata Simona Staiku, che ha stabilito un nuovo record correndo i 42 km della maratona in 2 ore e 37 minuti.
Per il momento è tutto, vi ricordo che per tutti gli aggiornamenti potete seguire ogni giorno economia.hu, www.economia.hu e iscrivervi alla nostra newsletter gratuita. Una buona giornata, una buona settimana da economia.hu e da ETL Group. Arrivederci!